Ben ritrovati a tutti e a tutte a questo nuovo video nel quale per una volta non mostrerò come si deve fare qualcosa o insegnare qualcos'altro, ma vi voglio offrire un video semplicemente di curiosità, di conoscenza generale, indovinate un po' su cosa, su il nostro beneamato kernel Linux. Ecco, questo perché tutti noi, o almeno immagino che tutti quelli che seguono un canale tipo il mio abbiano o una passione o un interesse per questi sistemi operativi come Ubuntu, Fedora, eccetera, basati appunto tutti su questo Linux kernel, uno dei più grossi, se non il più grosso progetto open source al mondo. E allora mi sono chiesto a un certo punto, ok, usiamo, diamo per scontato l'esistenza di questo kernel perché fa funzionare i nostri computer, ma vediamo di scavare un attimo sotto la superficie e vedere qualche dettaglio interessante, curioso, che può stimolare la nostra curiosità, il nostro interesse di ulteriori ricerche. Quindi questo video, appunto, come ho detto all'inizio, non è basato su qualche nozione da presentarvi, ma più che altro è un video, appunto, diciamo così, tra virgolette, cultural tecnico, così da prendere come stimolo per chi è interessato, magari anche più al lato statistico delle cose. Perché questo? Perché ho messo come sfondo la immancabile pagina di Wikipedia che parla del kernel Linux, dove in questa pagina potete leggere anche un po' di storia dell'origine di questo progetto, eccetera, eccetera, eccetera. Penso ci sia anche la traduzione in italiano. Ecco qua, vediamo un attimo. C'è la traduzione in italiano, non so se è così estesa e completa come la versione inglese della pagina. Comunque c'è anche una versione, anche se più limitata, in italiano di questa pagina. Ecco, cosa volevo dire? Perché ho parlato di aspetto più statistico, per chi è interessato un po' alle cifre, ecco, e a vedere l'evoluzione di questo progetto open source dal punto di vista delle cifre, appunto, ovvero di quanti vi partecipano e soprattutto una cosa che incuriosisce spesso: quante linee di codice, di quante linee di codice, ovvero di sorgente di programma, è composto un kernel Linux. O meglio, nella storia, l'evoluzione del numero di righe di codice. Questo ha incuriosito me, quindi posso presupporre che possa essere una curiosità anche per qualcuno di voi. Ebbene, cercando un po' in rete, ho trovato diciamo così, la fonte ufficiale o la più ufficiale che è impersonata dalla Linux Foundation stessa, che annualmente o a scadenze regolari pubblica dei suoi rapporti interni. Ecco, uno di questi rapporti, qui vedete, sono posizionato sulla pagina della Linux Foundation e specificatamente sulla pagina delle pubblicazioni, vedete qui Publications. Ecco, vedete che allo stato attuale, adesso che sto visitando la pagina in questo momento, ci sono diverse pubblicazioni ancora del 2015, ma il 2016 è un anno appena iniziato, non so se c'è già qualche pubblicazione di quest'anno. Comunque vedete 2014, 2015, ci sono varie pubblicazioni. Fra queste pubblicazioni ce n'è una di particolare interesse per quanto voglio raccontarvi in questo breve video di curiosità, ed è questo, il Linux Kernel Development, quindi il rapporto sullo sviluppo del kernel di Linux, a che velocità sta andando, chi lo sta creando il kernel Linux, quindi gli sviluppatori, le aziende che hanno partecipato allo sviluppo nell'anno scorso, eccetera, eccetera. Quindi ci sono, è come dire, un rapporto di, come ho detto, di curiosità e statistiche, insomma, di cifre, di dati di fatto, di fatti in cifre,
che descrivono e rappresentano lo stato del kernel Linux nel passato e con lo scorrere del tempo fino ad oggi. È stato pubblicato nel febbraio dello scorso anno, probabilmente il prossimo rapporto o lo stanno preparando o uscirà, non so se a scadenza regolare o meno. Siamo in marzo, a metà marzo, quindi non so se quello del 2016 uscirà a breve o meno. Comunque, sono dei rapporti liberi a disposizione, basta iscriversi comunque alla Linux Foundation, bisogna avere un account, si schiaccia download, chiedono un paio di dati e potete scaricarli. Io ne ho già scaricato uno, quello l'ultimo, che vi metterò volentieri a disposizione, poi ce n'è uno del 2012 che ho scaricato, che è questo, che è liberamente scaricabile senza iscriversi né niente, questo del 2012 che presenta dati statistici, scusate, più indietro nel tempo rispetto all'ultimo del 2015, che è questo è quello, l'ultimo disponibile. Tra un attimo vedremo queste cifre, queste curiosità. Quindi vi ho parlato della Linux Foundation, di dove, quindi dov'è la fonte di questi documenti, chiamiamoli ufficiali, del progetto Linux. Ci sono anche altri siti a contorno della Linux Foundation, fra i quali, quindi Wikipedia a parte, uno, ve ne mostro uno, poi vi lascio tutti questi link nella descrizione del video, come sempre, che è un altro sito interessante, carino, che è anni e anni che esiste, ed è un sito che si prefigge lo scopo di contare per quanto possibile gli utilizzatori di Linux. Vedete qui in basso a destra c'è una cifra che dovrebbe essere quella, la stima attuale degli utilizzatori di Linux nelle varie forme. Immagino che si tratti non solo di noi che lo usiamo sui nostri PC personali, ma anche dei server, eccetera, eccetera. Presumo, bisognerebbe leggere esattamente come è composta questa statistica, ma sta di fatto che anche il singolo, come me e voi, potete iscrivervi a questo sito, segnalare che usate Linux come vostro sistema operativo e venite conteggiati in questa statistica. Fatto sta che, sia come sia, lo stato attuale, almeno stando a questo sito, che se non il più noto, è comunque uno dei più noti che si prefiggono questo obiettivo di contare gli utenti Linux, siamo arrivati a 84 milioni, più di 84 milioni di utilizzatori. Sapete che per ben noti motivi di assenza di un vero e proprio contratto di licenza, contare quanti utilizzano Linux è ben difficile, se non impossibile, quindi si tratta comunque sempre di stime, eh? Ecco, però quello che ci interessa per il contesto di questo video non è tanto lo scopo del conteggio degli utilizzatori, ma questo bel grafico a questa pagina che vi mostra dalla versione 1 del kernel di Linux, quindi dalla prima iniziale di Linus Torvalds fino alla attuale 4.4, come si è evoluto il totale delle linee di codice del kernel. Quindi vedete qui in modo, diciamo così, parzialmente interattivo, passate il mouse sul grafico, vedete che la versione 1, che non è proprio la primissima, a dire vero, tra un attimo vedremo dove viene citato proprio il primo rilascio di Linus Torvalds, che non è la 1 ma la versione 0.1 o quello che è, non mi ricordo bene, aveva ancora meno righe. Comunque la versione ufficiale, diciamo così, 1.0 di Linux, quando è diventato ufficialmente un progetto open source, eccetera, eccetera, aveva 150.000, quasi 151.000 righe di codice. Potete passare il mouse nelle varie versioni, anche vedendo anche quella che state usando attualmente di versione di kernel sul vostro sistema operativo. Fatto sta che saltiamo direttamente all'ultima indicata in questa statistica, la 4.4. Mi sembra che oggi o ieri è stata rilasciata la 4.5, quindi questa è veramente vicina all'ultima versione, la 4.4, vedete? Siamo passati da 151.000 linee di codice a 16 milioni e 700.000 passa linee di codice. E gli ultimi numeri danno quasi 20 milioni di righe di codice per la versione 4.5 e oltre.
del kernel di Linux. Quindi per linea di codice si intende codice sorgente, quello che poi viene compilato e trasformato in codice eseguibile per i nostri PC, i nostri server, eccetera, eccetera, i nostri telefoni, diciamo anche quello, non dimentichiamolo, i nostri tablet, eccetera, eccetera. Quindi questo è un sito carino, pratico, comodo per avere sott'occhio, diciamo, questa curiosa statistica, interessante statistica dell'evoluzione del numero di linee di codice di programma che permette di comporre il kernel nel tempo. Vedete che naturalmente la tendenza è sempre da aumentare perché aumentano i dispositivi hardware da gestire, aumenta questo, aumenta quello, i tipi di file system, tutto aumenta, tutto si ingrandisce e quindi questo si riflette anche nel numero di linee di codice del Linux, del kernel Linux. Torniamo ai documenti, come dico, ufficiali della Linux Foundation, diamoci un'occhiata, partiamo da quello del 2012 e come ho detto all'inizio del video, questo video, scusate il gioco di parole a ripetizione, vuole essere anche uno stimolo per chi è interessato a queste cose, a questo tipo di statistica, a queste cifre, e potete leggervi tranquillamente tutti i documenti che vi lascio appunto a disposizione. Si è spiegato come sempre un po' di storia e altre cifre, non solo quelle della linea del codice, come per esempio vedete una tabellina che riassume le date di rilascio, la frequenza dei rilasci del Linux del kernel nel tempo. Vedete qui tutte le date riassunte, quanti giorni di sviluppo fra una versione e l'altra, tutte statistiche che ruotano attorno a questo mega progetto del kernel Linux. Ecco qua, quindi chi è interessato a queste cose sicuramente troverà, come dire, pane per i suoi denti in questi documenti della fondazione di Linux, del kernel Linux. Qui le patch, quindi le correzioni, eccetera, eccetera. Andiamo giù, andiamo giù. Lascio poi a voi tranquillamente analizzare questi documenti a chi è interessato, ovviamente, come ho appena detto. E eccoci qua, quello io mi concentro sulle linee di codice perché forse è la statistica più, come dire, terra terra, la statistica più comune, la curiosità più comune. È più facile da capire per tutti. Qui c'è una tabella che riassume l'evoluzione del numero di righe di codice a partire dalla versione 2.6.11 fino alla 3.2 e vedete che da 6 milioni e mezzo si passa già qui a 15 milioni e come sappiamo stiamo avvicinandoci rapidamente ai 20 milioni di righe di codice. Qui c'è una frase, ecco, che indica quante righe di codice aveva il primissimo kernel Linux, quello rilasciato al pubblico da Linus Torvalds, il primissimo, nel 1991, proprio la versione prima, e aveva intorno le 10.000, non è sbagliato, la stampa, 10.000 righe di codice, proprio il primissimo kernel rilasciato da questo studente finlandese, giovane studente, e aveva 10.000 righe di codice, ecco, nel 91. Quindi vedete che in tutto sommato non 2 secoli di tempo, ma in pochi un paio di decenni. Da 10.000 righe di codice siamo arrivati quasi a 20 milioni di righe di codice, quindi già questo vi dà anche un'indicazione del successo che ha avuto questo progetto open source, globale ormai, e del successo che continua a avere perché le righe di codice continuano a aumentare sempre più rapidamente di versione in versione. E qui ci sono ancora altre statistiche, eccetera, eccetera. Quali sono gli sviluppatori più importanti, chi ha partecipato, ci dovrebbero essere anche, ecco, le aziende che hanno partecipato allo sviluppo del codice, eccetera, eccetera. Vedete, c'è tutto questo, qualche grafico, eccetera, eccetera. Interessante. Come ho detto, questo rapporto sulle cifre, le statistiche dello sviluppo del progetto, del kernel, di anno in anno viene aggiornato dalla Linux Foundation. Questo è l'ultimo disponibile, appunto, del febbraio 2015 e
Un po' la grafica è cambiata perché negli anni si migliora anche quella, però più o meno le informazioni date sono quelle, diciamo, la struttura del documento è quella. Le release vengono citate magari da una versione più recente in avanti perché gli anni passano, non vengono sempre riprese tutte storicamente. Comunque vedete che anche qui si parte dalla versione 3.11 per le linee di codice sempre, mi concentro solo su quello, le linee di codice dalla 3.11 alla 3.18, in questo caso si passa da 17 milioni e mezzo a quasi 19. Ecco, vedete anche qui questo aumento incredibile, impressionante di linee sorgente di codice, eccetera, eccetera. Ecco, come ho detto, sempre chi ha partecipato allo sviluppo, le aziende che hanno partecipato allo sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che la struttura del documento è sempre quella più o meno, però di anno in anno si aggiornano le informazioni e le cifre. Ok, quindi praticamente il video sarebbe concluso qui, torno magari sulla pagina di Wikipedia per concluderlo così come l'ho iniziato. Ecco, questo video voleva essere, diciamo, uno stimolo di curiosità, queste statistiche, queste cifre che almeno personalmente ogni tanto me lo chiedo, no? Sto usando qualcosa. Ma in fin dei conti, quante righe di codice sono state necessarie per fare in modo che io stia usando questo computer sul quale sto registrando questo video? Ecco, qui potete vedere queste curiosità un po' dietro le quinte. E con questo spero di aver stimolato appunto la vostra curiosità e vi saluto cordialmente ed attendo la prossima occasione. Ciao ciao!